Phrasal's Bravo. Prasa, inizia con la P. Verse. Ah, Prasa. Prasali. 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 Tanti studenti arrivando a intermediate hanno paura, alcuni addirittura terrore, dei phrasal verbs. Cos'è un phrasal verb? Phrasal verb è quando c'è un verbo in inglese, è una preposizione, è aggiunto e insieme diventano tutto una cosa nuova. Alcuni non hanno nessuna logica, per esempio to fall è cadere, out vuol dire fuori. Ma insieme, to fall out, vuol dire non andare più d'accordo con una persona. Phrasal verbs non è così difficile, ti dico perché. È vero che, io non voglio sempre martellare le scuole, però è vero che in tutti i corsi ti danno, arrivando a phrasal verbs, un elenco di 1000 phrasal verbs che... Se io ti bombardo, se io ti do un foglio con un elenco di qualsiasi cosa, il cervello umano non fa un gran fatica a assorbire e ricordare tante cose nuove in un colpo, quindi nessuno riesce a imparare così. Ma la bella notizia è che non c'è nemmeno bisogno di farlo, perché la maggior parte dei phrasal verbs nel classico elenco non lo usiamo nemmeno, lo usiamo pochi in realtà phrasal verbs, però quello che lo usiamo sono fondamentali e devi conoscerli, perché se io mi ricordo, chiedevo ai studenti, dimmi che tu vai d'accordo con il tuo capo, ma questi studenti al più alto livello, e dicevano, ok, I have a good feeling with my boss. E io dicevo, ah sì, you've got a good feeling with your boss, e loro, come? No, to get on with. Ok? I get on with my boss. Io vado d'accordo con mio capo. To get on with lo devi conoscere. Poi ci sono quelli robustissimi, quello enorme. Numero uno, sort out. To sort out è un phrasal verb che può sostituire qualsiasi verbo nei campi di mettere a posto, organizzare, procurare, sistemare, tutti questi campi. Sort out va sempre bene. Se adesso si rompe questa macchina, questo qua, macchina qua è una cosa meccanica, quindi il verbo specifico è repair, riparare, dobbiamo riparare la macchina, we have to repair the camera, ma non serve, perché un inglese direbbe we have to sort out, mettere a posto, we have to sort out the camera, it's broken. La mamma al figlio dice sort out your bedroom, mettere a posto la camera. Io prendere un prestito, la macchina di papà, come dicevo in get, e lui dice don't get the car dirty, don't get it dirty, non portarla da pulito a sporco. Io lo sporco invece, lui non è che dice vai a prendere l'acqua, vai a chiedere alla mamma, paga il tipo a garage, te la metto a posto io. No, lui non frega niente come io lo faccio, lui interessa solo il risultato, quindi lui dice sort out the car, mettere a posto la macchina. Se mi vedi ubriaco alle 6 di mattina mi dici sort out your head, se mi vedi vestito male dici sort yourself out, datti una sistemata. È ovunque ed è molto molto importante, qualsiasi cosa che va sistemata, fatta, sort out va sempre sempre bene, uguale run out. È molto importante però leggere il libretto che viene col DVD, perché lì trovi solo i phrasal verbs più robusti, più importanti e un sacco di belli esercizi per aiutarti ad impararli. Più semplici di così si muore. Hello? I'm going to kill you. Oh no, please, no. Yes, I will be there in 10 minutes. 10 minutes? Oh no, you can't come now. I have to sort out my bedroom. It's a terrible mess.
Why do you have to sort out your bedroom? Why do you think I want to see your bedroom? Well, there's always hope. No, 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 no. I'm running out of patience with you, lady. Sorry. Silence! I'm going to close down your life. Oh, stop! Cosa c'è? You can't close down a life. Ah, perché no? If I want, I close down, eh? Cioè, close down vuol dire chiudere definitivamente un'attività, tipo una fabbrica o un negozio. Ah, ma tu hai la partita IVA. Sì, e allora? Allora, tecnicamente, hai un'attività! Eh? Lascia stare. Dimmi che frase al verb devo usare. Snuff out. You snuff out a life. Ma va, non lo usa mai nessuno. Snuff out! Beh, mica è colpa mia questo. Sì, vabbè. Riassumendo. I'm going to kill you soon. I will be there in 5 minutes. Hey, why did you bring it forward? I didn't. We have been talking for 5 minutes. Well, I won't be ready in 5 minutes. Put everything back. Half an hour. Why is this always so complicated? Why do you decide when I kill you? I am too nice with you. 30 minutes or nothing. Nothing. Oh, so you're backing down then. Giving up, are you? Pathetic. Eh? I bet that's the story of your life, eh? Beh, no. What were you like as a child? Look back for a minute. Yes. You were weak, weren't you? Yes. The favorite target of every bully. Favorite? You let the school down. You let your mother down. My mother. And most of all, you let yourself down. You're a failure. Sei cattiva. Non ti uccido più. Ecco. Oh. Sorry. Pronto! Preso io! C'è tutte le volte questa. La pronuncia ancora. In Inghilterra c'è un biscotto. C'è un biscotto che si chiama Garibaldi. Non sto scherzando, si chiama Garibaldi. Garibaldi è un tipo di biscotto in Inghilterra che sono molto molto amati anche. Ed è un fruit biscuit. It's a fruit biscuit. È un biscotto che contiene frutta. Non fruit biscuit. Sente la differenza. Fruit biscuit. Fruit biscuit. Ok? Quindi fruit biscuit. Fruit biscuit. Ok? Poi li mangi quando hai fame. When you're... Ricordatevi che l'U inglese non è U e non è nemmeno A, è O, O, O. E non è proprio O, non è O, non è O, però è una cosa più verso O che sicuramente che verso A. Bus, funny, right? Hungry, H, importantissimo. Pulire gli occhiali. Hungry, hungry, affamato, perché con l'A, senza l'H, è arrabbiato, angry, angry, arrabbiato, hungry, affamato. Voglio esplodere un leggendo urbano pazzesco. Ora, qualcuno mi ha detto che in Italia spesso è insegnato di pronunciare cattivo, bad, come bad, he's bad, o triste, sad. No, 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 no. The English A. A, come la vostra. Se tu mi vuoi dire triste, sad, e mi dici sad, sad per me è ho detto, I said this, ho detto questo, passato di sei, come on. Se tu mi dici bad, cercando di dire cattivo, bad, io capisco letto. Tu dici, I am bad, io sono letto. Ma va? Wow, sei letto, bello. I am sad, io
sono detto. Come on, perché c'è queste cose in giro? A è A. Io sono triste a letto. I am sad in bed. John, come on, I need you. Come on. What? I need you. Why? I've got to have the Saturn files. Do you know where they are? No, you don't need the Saturn files now. We could do that tomorrow. No, I have to do it this afternoon. Why? Because your mum said I've got to have it finished by tonight. My mum said that? Yes. Dave, my mum doesn't work here. I don't believe this. Sit down, will ya? Chill out. I can't take this anymore. Are you all right? No, I'm not. I've got my mum here thinking that she's a boss for some reason. And this morning, listen to this. This morning, Conchi had the wonderful idea of having me drive in Milan. Have you seen how they drive? Dave, the traffic lights in Italy are purely for decoration. We got in the car on the wrong side of the road for a start. After 50 meters, I don't know if I cut in front of him or if he cut in front of me, but he did this sign from his window like that. Well, I didn't know, obviously, and I said, what does he want to Conchi? And Conchi said, don't worry, he's saying that he's sorry. Oh, that's nice. So what did I do? I said sorry back to him, right? That's he wasn't happy, Dave. It doesn't mean sorry. What does it mean then? This is the best part. That means, right, that man is telling me that my woman, who he doesn't know, is having sex with another man that nobody knows, right? And as a result of that, I grow horns like the devil. That's a really complicated insult. Very complicated, yeah. Hi. Conchi. Hi. How are you? I'm good. Hey, great, I'm okay. Hi. So, you wanted to see me? Yes, I do. I want to see you. I have something very important to tell you. And, Dave, don't you have that meeting now? What meeting? What meeting? You know, that meeting, the one about computers and... Oh, that meeting. No, it's cancelled. What? Cancelled. So? Yes, I just wanted to say that you have incredible hair. And you know what? You know what? I think that's so important. And I want to have incredible hair like you. So I think it must be the shampoo. So what shampoo do you use? I use Silky Lady shampoo. Ah. Then that's for ladies. Okay. No, Elton John uses it. Oh, does he? Okay, you can go now. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye. Did I just look really stupid? That's one way of putting it, yeah. I'll talk to you later, Dave. Conchi! Carlotta, mandami il fax e manda la mail e fammi il caffè. Mamma, che buono! Hello. Hello. I've been looking for you today. You've been looking for me? Yeah, I was wondering what you were doing tonight. Tonight? Yeah, I was wondering if perhaps you'd like to go out. You all right? What? Hey, hello. Do you want to take this somewhere else? There's a motel down the road. A motel? Ci vai tu in un motel, non io e il mio Dave. To! No, he hasn't got a sister. No, two brothers. Dave, we are leaving. Are you waiting for my mum? Tanti persone mi chiedono perché mi è venuto in mente di costruire un corso d'inglese.
In realtà l'ho costruito per me. Cioè, all'inizio l'ho fatto soltanto per me stesso, perché quando arrivavano a studenti di intermediate o i cosiddetti advanced, mancavano tutti i verbi più fondamentali. Quindi avevo capito che comunque i corsi che avevo, che ho detto mille volte, non erano proprio mirati italiani. E mi chiedevo come mai questi corsi più importanti non li avevano. Sono andato a cercare un corso, non l'ho trovato, l'ho fatto io, però gli esempi più grandi erano i verbi anglosassoni, tipo get, set, let, keep, hold, put, eccetera. Ma principalmente get, perché get è prezzemolo per noi inglese. E quando spiegavo semplicemente che get principalmente, non solo, ma principalmente è un cambio di stato, I get tired, vado da non stanco a stanco, to get irritated, andare da calmo a irritato, in ogni, to get dark, it gets dark at 6 o'clock, alle 6 va da luce a buio, sempre cambio di status, c'è get, lo spiegavo ed è così semplice, e tutti rimanevano lì, oh mamma mia, in 20 anni che studiavo, non avevo mai capito. Ho detto no, io devo fare questo corso perché serve evidentemente. Get, a parte di essere cambio di stato, I get up, vado da giù a su, no? Non è come mi alzo, perché mi alzo in italiano dice io, con mio cervello io mi alzo, in inglese è andare da giù a su, I get up. Senti il mio diario della giornata, I get up, I get dressed, mi vesto, vado da undressed, nudo, a vestito. I get washed, vado da non lavato a lavato, e posso fare mille esempi. Ma get non è solo questo. Get è molto forte anche nei campi di capire, arrivare, peccare, prendere, ottenere. Per esempio, faccio un esempio a ciascuno. Per capire, noi diciamo did you get it? Do you get it? La differenza tra get e understand, è più linguistico. No? If I don't understand you, se non ti capisco, non capisco le parole che dici. Mentre get è più concettuale. Per esempio, noi abbiamo crisi di soldi. Tu sei mia moglie e dico, ok, come possiamo fare? E tu mi dici, io so come risolvere il problema, andiamo al Maldivi per 3 settimane. Io capisco ogni parola che tu dici, ma non lo capisco. Cioè, I don't get it, non capisco come questo risolverebbe i nostri problemi. Questo è get a livello concettuale. Beccare, mi hanno detto che beccare non è italiano. Però io abito a Milano e lo sento spesso. Beccare però è perfetto, perché è quello di ottenere qualcosa, di beccare, di prendere qualcosa involontariamente. I got a cold. Get, got, passato di get, ho beccato un raffreddore. Questa mattina ho beccato una multa, ho parcheggiato male. This morning I got a fine. If you park on the pavement, false friend, falso amico, pavement è marciapiede in inglese, se tu parcheggi su marciapiedi becchi la multa. If you park on the pavement, you'll get a fine. Fine, multa. Poi c'è anche get terzo persona o terzo oggetto, diciamo, perché non sporcarlo. Io prendo la macchina di mio papà e dico, lui mi dice non sporcarlo. In essenza in inglese non sporcarlo è don't get it, perché it, se si sa di cosa si parla, it, in questo caso la macchina, don't get it dirty, non portare la macchina a pulito, a sporco. Porti fuori una ragazza per la prima volta e il papà dice non farlo ubriacare, non portarla da sobrio a ubriaco, don't get her drunk, third person. Poi c'è prendere, perché se l'oggetto c'è, prendere è take, se l'oggetto non c'è, prendere è get. Ottenere qualcosa, if you work, se lavori bene, if you work well, you'll get a promotion, ottieni un promozione. Tu puoi dire no, ma questo è un casino perché questa è una parola in 5-6 campi. Non è così difficile, veramente. Poi c'è get to. Noi non diciamo, io a mia mamma non dico sto arrivando. Arrivare, to arrive in inglese, è importante, un aereo arriva. Cioè, I get to work,
with my car. Io raggiungo, io arrivo al lavoro con la macchina. Qui ci vuole il to per raggiungere. Se sono basso, non posso raggiungere la mela. I can't get to the apple. È una parola per tante cose, ma se li capisci bene come funziona in questi campi, è il miglior amico che hai mai avuto in inglese, perché questo get sostituisce milioni di verbi che non ti servono più. Guardiamo alcuni get in azione. Your chair is wet. Is it? Can you get up, please? Are you okay? Oh, I'm okay. I'm just getting old. I'm going from young to old. Okay. Getting old. Right. Okay. Get. Hey, dear. It's getting dark outside. So? Well, before it was light, wasn't it? I don't know. Now it is passing from light to dark, so it's getting dark. Per quanto dobbiamo parlare ancora così? Why, are you getting tired of get? Get out. What? Get out. But I haven't been outside of this restaurant for 2 years. I don't care. Get out. From in to out of my restaurant. Go on. Look, you just don't get the concept, do you? It's cold and dark outside. If I go outside, I will get sick. Good. Don't get nervous, okay? Listen, okay, I will let you stay. But please, no more get. That's impossible. We use get all the time in English. E perché non lo insegnano a scuola allora? I don't know. I don't get it. Attenzione! Attention. C'è un grosso incendio in strada. There's a big fire in the road. Tutti dentro. Everybody get inside. Avremo presto il fuoco sotto controllo. We will soon get the fire under control. Oh, mamma mia, sto diventando troppo vecchio per questo lavoro. Oh, my mother. I'm getting too old for this job. No, non riesco più a farlo questo lavoro. I can't do this job anymore. È ora di camminare dentro quel muro di fiamme per l'ultima volta. It's time to walk into that wall of flames for the last time. Ma perché dovrei vivere? Nessuno mi ama. Why live? Nobody loves me. E non imparerò mai l'inglese. I'll never learn. Spero di andare in paradiso. I hope. I hope I get to heaven. Andare a sta festa di compleanno, cioè io non so cosa mettermi, ma perché mi invitano? Cioè, che se vai, che sei vestita troppo preciso, mia, come sei vestita? Se invece vai che magari sei vestita un po' più non va bene. Non so cosa mettermi, cioè non lo so, così. Cioè, tu cosa ti metteresti? Non puoi capire. Ho visto un film che mi ha cambiato la vita. Sì, pensavo anch'io, così mi si abbina bene con le scarpe. Vuoi sapere com'era? Ma aspetta, perché forse preferisco darmi fuoco con delle pietre focaie. Aspetta, parlava di una ragazza portate come me, sulla Pay TV. Non le ho portate. Alta 2 metri, intelligentissima. Tipica bellezza scandinava, va? Poi un giorno, non ci crederai, è andata sul balcone ed è saltata. Sì, ma ha aperto le braccia e ha volato. Io non ci posso credere. E sai perché? Perché ci credeva veramente lei. Io non ci credo, non ci posso credere.
Cioè, tu hai la Pay TV e non mi dici niente? Ma mi venivo a vedere l'NBA, ma dai, ma lo sai che mi piacciono quelli alti. Compiti. Io, fatti, però. Allora, oggi cosa c'era? Oh, focus on. Da. Concentrare su. Allora, I must, io devo, focus on, find, a. Aspetta, no? Hai detto find? Sì. No, no, se usi un verbo dopo un phrasal verb, deve essere gerundio. Quindi ing, è la regola, no? Quindi diventa I must focus on finding. Great, poi? Less irritating friend. E find out l'hai fatto? Sì, l'ho fatto, aspetta però che c'ho, ne ho fatto un altro, ho fatto get away, fuggire, ho messo I must get away from irritating people. E poi scoprire, giusto? Find out, ok, allora ho fatto I must find out where irritating people do not go. I will look into it. Wow, look into. Indagare addirittura? Addirittura, sì. Ah, l'ho messo. Scusa, perché ti sei fissata sulle persone irritanti? Non lo so, vi trovo stimolanti. Te lo dico, onestamente. Senti, parlando. Ma ce l'hai con me oggi? Do you want to fall out with me? Not possible. Why? Because we don't get on. Explain. Allora, to fall out vuol dire non andare più d'accordo? Giusto. To get on vuol dire andare d'accordo? Sì. Allora dobbiamo andare prima d'accordo per poi non andare più d'accordo, ci sei? We must get on first, then we fall out. Capito? Capisco. Semplice. Stai dicendo che non siamo mai state amiche, ok? I'm saying that. Oh, guarda! E poi quanto mi è piaciuto invece quel compito che ci ha dato il prof su run out of. Che vuol dire consumare e finire. Allora ha chiesto una storiella, io l'ho scritta ieri sera, perché è una cosa che è un compito che proprio mi è piaciuto. E allora senti, perché ho fatto questa roba, l'ho buttata giù un po' veloce, ma è una riflessione un po' mia, una cosa un po' personale, però mi piace, a me sembra bella, poi magari voi sentite. Sì, sì. Allora. Attenzione. Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, now I wish they were here to stay. Oh, I ran out of yesterday. Strano, mi sembra così familiare questo compito. Non me ne do un'idea del perché. Vabbè. Sentiamo il tuo invece. Ah, sì. Era molto profondo. Yesterday. Oh! Ma cosa fai? Copy? Guarda qua. Aspetta, solo quella parola. C'è poco da fidarsi qua. Dai, davvero. Ascolta. Yesterday I ran out of petrol. Mi è finita la benzina. And I could not buy petrol because I had run out of money. Mi erano finiti i soldi. E poi? E poi mi sono finite le idee. Cioè, I ran out of ideas. Scusa, non ho capito, come fai a venire a scuola in macchina? Non hai la patente. Oh, Cori, è solo un esempio quello. Okay. Lo sai che vengo a scuola col drago? Che lo parcheggi fuori insieme alle bici e sei a posto, giusto. Oh, però mettilo il lucchettino, sei anche quello piccolo. Che qua so che fregano, eh. Poi i draghi vanno via come niente, eh. I riverniciano, li vendono, sono proprio... Welcome to story time. When two become three. After 2 weeks of zero contact with Concettina, she surprisingly came to see me. She said she had something very important to say. I did a pregnancy test, she said. Conchi looked at the floor. The suspense was terrible. What was the result? I asked. It was positive, she replied. Ah, so you're not pregnant, I said.
Yes, I am, you idiot, said Conchi. Positive isn't an opinion. It indicates that I am pregnant. We remained in silence for a few minutes. Then I said, Conchi, I don't know what you will think about this, but I'm very happy. She smiled immediately and embraced me. Really? She said. When she embraced me, I understood that I had missed her very much. So what about the sex? I asked. John, she shouted. We've only been back together 45 seconds. Be patient, please. No, I said. I'm talking about the sex of the baby. Is it a boy or a girl? Conchitina laughed. It's a little early to know that, darling. To celebrate the good news, we ordered pizza. Pregnant women and Englishmen have something in common. We order very similar types of pizza. I had a tuna fish and pineapple pizza, and Conchi had melon and chocolate. We ate our pizza in silence, both dreaming our dreams. If you live in Milan, and you didn't receive a telephone call from Conchitina announcing her pregnancy, you are one of the very, very few. My mother instantly asked me when we intended to marry. She's right, we should marry, I decided. I called Conchi and asked her to meet me at her favorite restaurant. After the grappa at the end of the meal, I asked her to marry me. Why do you want to marry me? She asked. Well, because I love you and now we're having a baby. Conchi looked confused. Wait a minute. Who told you that you are the father? What? You mean you frequented another man? We weren't together, John. I was lonely. It was 2 weeks, I shouted. I saw that the people around were listening intently to what we were saying, so I decided to be a hero. Conchi, I love you anyway, so if it's okay, I want us to marry anyway. Conchi embraced me, which was her answer. Back at the apartment, I needed to talk to Dave. Conchi is pregnant, I announced. Dave started to panic. Did she tell you who the father is? He asked. He was so agitated. How did you know it was someone else? I asked. Anyway, we are going to be married. I have to go, Dave shouted, and ran out of the room. Now, I am not stupid, and I know Dave better than his mother, and I know why he ran out of the room so fast. In this moment, he's out in the city buying us a gift for our wedding. My God, he's so predictable, that man. So, abbiamo visto i phrasal verbs, quelli più importanti. Come dico sempre, i phrasal verbs li usiamo pochi in inglese, ma quelli che usiamo tipo sort out o piuttosto che run out of o, sono veramente straordinariamente importanti e ti aiutano tantissimo. Poi abbiamo visto get, che è cambio di stato principalmente, tipo it's getting dark, va luce a buio, I get tired, mi stanco, vado da non stanco a stanco, ci sono tanti, qualsiasi cosa veramente, quando c'è cambio di stato è get. Ciao, allora ne faccio una io, così, I get France, perfetto, segnatela, I get France. No, segnatela, cosa vuol dire? È un cambio di stato, no? Perché passo da Italy a France, I get France. No, you go to France. No, go no. To France. I get, però. No, you go to France. Get è un cambio di stato. Vado una cosa all'altra, non stato nazione, stato. Non puoi andare in Francia così, in un secondo, capisci? Come no?
Metti, perché io ho visto Star Trek, presente Star Trek, c'è il teletrasporto. Tu entri dentro, zac, in un attimo sei in Francia. Cioè non è che loro andavano in Francia. Era anche l'altro film, quello della mosca, che va nel teletrasporto, che c'è un uomo che poi entra dentro la mosca e diventa... Che, però dopo non so se va in Francia. Cioè è importante proprio che vada in Francia o può anche andare... Perché non può andare in Svizzera, ad esempio? Vedi, vedi, tu quando sei arrivato non eri confuso. Adesso stai diventando molto confuso. Questo è un cambio di stato. You're getting confused. Yeah, very confused. And now, can you get out, please? Get adesso, out. Sì, vai, insomma, da qui a là. Da qui a là. O in France. Ma la France è di qua o di là? È di là. Ok, I get out in France confused. Yeah. Bye. Puoi andare avanti, tranquillo. Thank you. Don't miss, non mancate la prossima puntata dove Tamara nel ristorante ha finalmente un colloquio per lavoro, e solo che è in inglese. In Schoolgirls, nell'aula, Corri dimentica il compleanno di Saji, ma rimedia in un modo spettacolare. Infatti in questa puntata c'è un ospite famosissimo. In Culture Shock, la mamma di John ti consiglia come conquistare la donna italiana. Poi continuiamo con le avventure di un inglese in Italia. Hai mai ricevuto un regalo di Natale che non vuoi? Vedrai cosa arriva a lui. Tutto questo e molto di più nella prossima puntata di Speak Now. But until then, see you next time. Azione. Like a baby. Mi guardi e non sai. Che cosa ho detto? E baby, I know why. Hello, hello, hello. Puoi dire tutto quel che vuoi. Ti basta un attimo. Insieme a me. E se ce la farai.